La passione, la voglia di scoprire la notizia attraverso il commento della gente e il piacere di vivere la stessa notizia in mezzo all'accaduto lo rendono ancora di più un giornalista dinamico ed energetico. Anzi, ed energico, scusa. Un applauso per me, dai. Premio Franco Nazionale, 14ª edizione, sezione giornalistica a Danilo Ruberto, il vero giornalista storico dell'Istante. Grazie Piero per questa motivazione. Anche Claudio devi ringraziare, perché non l'ho scelto solo io, il tuo nome. Claudio Regalino, ma le parole belle che mi avete dedicato le apprezzo molto con il cuore. Credo in questi anni di essermi fatto voce un po' degli ultimi, hai parlato non solo degli stadi ma anche del palasport, insomma del settore B, dove ci sono tanti ragazzi la sera che, abbandonato il lavoro da operaio, vanno a tirare un calcio al pallone. Quindi lo sport visto un po' come socialità, e il Crotone Calcio, che è questa grande macchina che fa onore alla nostra città, ha fatto sì che tutto questo si fosse insomma realizzato. Quindi dedico questo premio agli ultimi, a coloro che ci sono, ma anche a voi colleghi che prima di me, Antonella, Giussi, Piero, Claudio, insomma, avete raccontato gli ultimi tra le periferie dell'anima. E quindi vi ringrazio tutti, è un onore associare questo premio a Franco Nazionale, che tra l'altro io ho conosciuto da bambino ai tempi della Big Sport di mio zio Mimmo Sibilla, insieme a Mimmo Martino, e la voce e la grinta che ci metteva nel commentare anche un piccolo premio non era da poco. E penso che le cose piccole solo i grandi le sanno raccontare veramente. Grazie.